Dagli scritti di Tommaso da Kempis. Chi furono i più grandi in cielo e i più umili in terra? Non forse Gesù e Maria? Gesù si fece servo, Maria si disse ancella. Il mondo intero ha ben sperimentato la carità dell'uno e dell'altro. I cittadini del cielo esaltano la loro dignità. Le schiere degli angeli la venerano. Oh, se tu potessi trovarti in mezzo a loro e insieme con loro cantare con ineffabile voce al nome soave di Gesù e della dolce Vergine Maria. Quanto è bello e dolce mettersi al servizio di Cristo e di Maria, i quali per primi ci servono così fedelmente e con tanta umiltà. O figli degli uomini, servite quel Signore che tanto spesso si è degnato di servirvi. Servite la Madre di Dio, che tanti esempi vi diede di santo servizio. Quanto è giusto onorare i nostri più grandi protettori, i quali più di ogni altro ci possono aiutare. Per le loro mani passano e si eseguiscono i divini voleri. È bene perciò che sempre si preghino coloro che ci difendono dai nemici dell'anima e del corpo e che ai loro servi dispensano le gioie eterne. In qualunque necessità ricorri a Gesù e a Maria, esponi loro ogni tua pena, confessa le tue colpe, deplora i peccati commessi, domanda perdono, abbraccia la penitenza, riprendi speranza, prometti di correggerti e poi confida con tutta l'anima nell'aiuto della grazia. Se facilmente cadi, cerca di rialzarti subito. Essi esaudiranno volentieri i desideri di chi li supplica e non disprezzeranno il gemito degli infelici. Anche gli angeli e i santi ti faranno festa, quando con tutto il cuore ti sarai convertito da ogni cattiveria e avrai abbracciato una vita migliore, conforme all'ideale di Cristo e della Madre di Gesù Benedetto. Da parte tua, guardati soltanto dall'offenderli, ed essi non ti negheranno l'aiuto desiderato. Presta loro il dovuto onore, ed essi avranno di te fedelissima cura. Incomincia qua giù a lodarli, a venerarli, ad amarli, perché tu possa meritare di regnare con essi un giorno in cielo, e così lodarli, benedirli, esaltarli con i santi angeli per i secoli senza fine. La lode di Gesù è bella e soave, la lode di Maria è amabile e preziosa. Sei nella gioia, lodali, sei nella tristezza, pregali, perché essi sono degni di ogni lode, e si deve invocarli in ogni circostanza. Quanto più spesso ti eserciterai a lodarli, tanto più crescerai nel loro amore e ti ringiovanirai nella grazia della devozione. Mai essi si dimenticheranno di te se tu non li avrai dimenticati.